Banco del Mutuo Soccorso in concerto, siamo a Roma, all'unico concerto del Banco quest'anno nel 2020, e non poteva mancare Gianni Innocenzi, uno dei primi, fratello di Vittorio, diciamo. Sì. Avete iniziato? Ho rischiato di non esserci perché fino a ieri ero fuori in studio di registrazione, però ecco, insomma, sono voluto venire ovviamente, insomma, in occasione. Ma hai detto prima che non suonerai stasera tu? Perché purtroppo appunto non abbiamo fatto in tempo a preparare nulla perché ero fuori. Peccato. Mi ricordo gli inizi, ti ricordi alla spiaggetta? Quanti anni sono passati, sono trascorsi a Velletri, sì. Quando giocavamo lì alla spiaggetta la mattina e la sera, da lì è nato il banco, con i crash. Il mio gruppo del liceo. Quanti anni sono passati? Sì, però ci siamo persi di vista. Io ti rivedo adesso, dopo tantissimi anni. Cosa hai fatto in questo periodo? Insomma, è un periodo abbastanza lungo. Appunto. Quindi ho fatto tante cose, sempre nel campo della musica, non solo. Ho fatto dei miei dischi solo e poi tanti progetti. Poi per un lungo periodo mi sono interessato più dell'aspetto tecnologico, quindi delle tecnologie, attrezzature per il fare musica, per la registrazione, perché ero molto interessato all'evoluzione tecnologica che c'è stata negli anni dal 90 al 2000, e mi ha preso molto, e quindi è rimasta un po' indietro la parte strettamente musicale, che poi ho ripreso invece 3 anni fa. Hai fatto, mi sembra, pure un concerto con Vittorio, no? Sì, di recente. Con Vittorio. Quando è? L'anno scorso o 2 anni fa? No, dunque l'ultimo. Ho suonato a Verona, che era proprio la data zero, diciamo, del tour. Partiva il treno della Transiberiana. Quindi, al Teatro Romano di Verona. È stato molto bello. No, ma capiterà sicuramente ancora di suonare, no? Sì, insieme, insomma, certo. I fratelli sono diciamo i primi del gruppo per me. Beh, se non altro cronologicamente. Mi ricordo come facevi sulle tastiere, la facevi parlare, diciamo, la tastiera, mi ricordo benissimo. Ti ammiravo molto a suo tempo. Poi ti ho perso di vista. E adesso ti ho ritrovato. Grande Gianni Innocenzi. Grazie. Banco. Grazie, e un carissimo saluto a tutti. A tutti i Veliterni e a tutti i Castellani, i Castelli Romani. Romani, certo. Grazie Gianni, ciao. È stato un piacere rincontrarti dopo tutto questo tempo. Ma non c'è stato posto migliore del banco, diciamo, della serata del banco qui a Roma. Ciao a tutti dal prode Fernando e da Gianni Innocenzi. Ciao.